Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto questa volta, ragazzi, finalmente su Farming Simulator 2019. Allora, siamo su una mappa chiamata La Coronella. Stando in tema del nostro piccolo carceramento in casa, la mappa si chiama La Coronella. Adesso, a parte gli scherzi, ragazzi, è carina come mappa, molto carina, molto molto carina. E allora vi faccio subito vedere. Ho sbagliato la mappa, è questa la mappa. Sì, allora è tutto da una parte perché, ragazzi, ogni tanto ho trovato il difetto. Allora, qua prima di tutto dobbiamo diminuire un po', eccola, perché sennò, ragazzi, non ci vediamo. Allora, questa, ragazzi, è tutta la mappa, ok? Non è enorme, non è enorme, è leggermente più grossa della Old Stream Farm. Non è malvagia come mappa. Vedo comunque le particolarità anche dei vari campi, che non sono tutti quadrati, ma hanno la loro piccola irregolarità, sono carini. Quando tu vuoi andare a comprare della roba, comunque basta che vai sul campo e, come potete vedere, potete comprare le zone, quindi è ottima come cosa, eh? Allora, purtroppo ci sono dei punti che non vengono fatti vedere dalla mappa. Ad esempio, ce n'è uno qua che bisognerebbe prima comprare sto pezzo e verrebbe fuori qua. Ad esempio, qua c'è un allevamento, però lo bisogna comprare prima, e purtroppo c'è certi punti anche di vendita, bisognerebbe comprarli per riuscire a farli venire fuori, perché purtroppo in certi punti non ci sono, non si segnano, questo è il problema. Comunque la mappa è una bella mappa, anche l'azienda è carina. Noi abbiamo praticamente solo un campo, che è il numero 10. Abbiamo questa piccola azienda, piccola insomma, è carina. E ragazzi, ascoltate bene, fatemi vedere solo una cosa. 234 211, però vediamo un attimino, perché magari si potrebbe anche vedere di comprare. Ecco, questo già si potrebbe già comprare dei campetti piccoli, perché comunque la mia idea sarebbe di partire ad avere un po' tutti questi di campi. Allora, vi faccio vedere subito un attimino com'è la situation. Allora, sono riuscito ad aggiustare un po' il tutto, perché, ragazzi, qua la situation era critica. Allora, questa è tutta l'azienda, no? Di dove praticamente sponiamo. Abbiamo, questo è un pollaio, praticamente. Come potete vedere, qua si comprano le galline gireranno per tutto il nostro cortile, e lì sotto, praticamente qui, ci sarà il punto di raccolta delle uova. Automaticamente, vedete, c'è un trigger e ci sarà un punto di raccolta, credo, delle uova. Poi abbiamo questi magazzini che si aprono le porte, sono veramente grandi, come potete vedere qua, ok, qua tutte le porte bene o male si aprono, vedete, queste sono tutte porte di magazzini che si aprono, ok. Ci sono un bel po' di magazzini, la disposizione non è male, eh. Abbiamo questo punto qua,
come potete vedere, con la nostra rampa che sale e abbiamo un altro magazzinetto lì, abbiamo questo. Poi andiamo su di qua, abbiamo il silos generale dell'azienda, come potete vedere. Qua abbiamo un altro deposito praticamente. Andiamo giù di qua, c'è una tettoia con il nostro carro sotto, qua c'è un altro deposito con la raccolta del latte. Sì, abbiamo la raccolta del latte. È uno stoccaggio quello lì, non è proprio una raccolta. E poi abbiamo praticamente qui, ragazzi, abbiamo già una fabbrica. Allora, la fabbrica nostra, che è questa qua, dovrebbe essere una fabbrica di formaggio, di latte, una roba del genere, credo. O farina, non mi ricordo più. Qui abbiamo. Ah, qui è tipo una piccola officinetta. Un magazzino, più che altro un magazzino. Abbiamo comunque le produzioni su questo gioco, ok? Allora, qua c'è casa nostra, qua sì, noi praticamente siamo venuti da di là, vi faccio vedere di qua c'è la nostra officina, che è veramente bella l'officina. Qua c'è un punto di stoccaggio per quanto riguarda la pula, per quanto riguarda questo che deve essere il... credo sia il come che si chiama, l'insilato e il mangime per i maiali, ok? Poi abbiamo questa, dovrebbe essere, non so, dovrebbero essere i semi, un centro di stoccaggio per i semi, volendo per raccoglierli eccetera, ma diciamo che a me non interessa. Qua c'è un altro capannone grande, come potete vedere non è... Allora, e qua c'è la raccolta dell'acqua, che è un acquedotto, e già questa cosa mi piace, ok? Poi qui c'è la stradina che si esce, possiamo passare di qua. Di qua c'è la raccolta dovrebbe essere fertilizzante, credo, che basta cliccare qua e si apre, come potete vedere. Dopodiché possiamo anche andare qua e cliccare su un'altra volta e lo facciamo chiudere. Ci sono altri, queste sono delle trincee, volendo, e qua ci sono degli scaffali, scaffali che possiamo anche conservare tutta la roba. Allora, abbiamo già, qua ci sono già delle forche, volendo. E questo è una zona per quanto riguarda, voi guardate, il cippato, ok? Non è che mi può interessare, diciamo, più di tanto, il cippato, però abbiamo di qua, ragazzi, questa qua dovrebbe essere la fabbrica. Ah no, qua c'è dovrebbe essere lo stoccaggio del gasolio. Allora, partiamo già con un bel po' di attrezzi, addirittura anche con mezzi nuovi. Però, ragazzi, essendo che noi siamo all'inizio, io vorrei partire praticamente con dei mezzi un po' vecchiotti che ho già comprato. E, ragazzi, io vi dico la verità, non so dov'è. Allora, ho preso dei mezzi non nuovi, perché per l'inizio, ragazzi, lo sapete che i mezzi nuovi non ci sono. No, dobbiamo ancora andare in.
Ragazzi, io la mappa non la so girare, vi dico la verità. Allora, fatemi vedere un attimo la situation. No, devo tornare indietro. Devo tornare indietro, ragazzi. Cioè, mi dice che sono vicino, però. Ad esempio questo lo possiamo anche mettere qua sotto volendo, così e come potete vedere questa è la nostra azienda che possiamo mettere e possiamo richiudere i nostri mezzi. Perfetto. Ragazzi, io vi dico la verità, questa è la mappa che vi sto presentando così per iniziare, perché purtroppo avevo dovuto rifare tutto. Avevo dovuto cancellare un mucchio di roba, avevo fatto un casino, quindi ho dovuto per forza ricominciare. Ho anche l'Italian Rise. Però devo rimettere tutto quanto a posto, come era praticamente quasi come prima, e quindi devo riuscire a iniziare di lì la cosa. Io vi dico la verità. Adesso abbiamo fatto sto pezzettino, ho provato a vedere un attimino. La mappa non è male, però
Vi dico la verità, preferisco l'Italian Rice di gran lunga. Questa è carina come mappa, non è male, però comunque vi dico veramente la verità, cioè io vorrei portarvi l'Italian Rice. Bene, allora questo è un piccolo video di presentazione di questa mappa che è la Coronella. Vi devo consigliare di scaricarvela? Sì, provatela perché è veramente carina, non è malvagia. Non è proprio adatta per un gameplay, vi dico la verità, perché almeno per me, perché non è che mi piaccia tantissimo la situazione, è un po' incasinata. Però ragazzi, posso fare una cosa. La porterò magari un po' più avanti, perché adesso siamo proprio all'inizio, siamo a zero, abbiamo solo un campo, ho preso questi trattori qui che sono quelli più vecchi, perché purtroppo soldi ne abbiamo pochissimi. Quindi ragazzi, io direi di fare una bella cosuccia. Ok, proviamola, io proverò magari a portarla avanti un pochettino e poi ve la riporto. Proporrò con una serie magari, ok? Vediamo un attimino, ok? E il prossimo video sarà su un Italian Rise, spero di riuscirci, ok? Bene, ragazzi, io con questo vi saluto con l'immagine della mappa. Come sempre, mi raccomando, ragazzi, tanti bei pollicioni in su. E condividete i miei video. Domani, oggi è lunedì, domani, sì, diciamo sera verso le 5, io proverò a fare una live di gioco. E nella live di gioco porterò probabilmente, vediamo se portare Farming Simulator o Creativerse, ok? Dipende da voi con questo video quale preferite, ok? Io direi ragazzi di fare una cosa, perché essendo che voglio fare 2/3 live alla settimana, di almeno un'ora, un'ora e mezza, vediamo un attimino, vorrei magari portarvi un giorno una cosa e un giorno un'altra, ok? Così mi porto avanti un po' con tutto, perché ragazzi, se no qua vi diventa veramente veramente tragica la cosa. Ok, quindi vi porterò sia Creativerse che Farming Simulator. Magari partiremo con Farming, visto che è tantissimo che non ci giochiamo e che ho veramente una gran voglia matta di giocare. Quindi io con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata. Come sempre, un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.